Salve a tutti ragazzi, sono sempre Gamenzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi è con grande felicità e emozione che vi porto il primo episodio della carriera giocatore su FIFA 16. Me l'avete chiesta in tantissimi, voi non immaginate neanche i commenti che mi sono arrivati della serie Menzo porta una carriera giocatore, Menzo porta, Menzo porta, Menzo porta. Mi avete convinto ragazzi, la porterò, inizia oggi la nostra carriera giocatore. Prima faccio una premessa, ho chiesto sulla pagina Facebook se era meglio creare un giocatore nuovo oppure iniziarla con uno reale, e in tantissimi mi hanno detto di creare il mio giocatore personale. Questa per me è la prima volta che faccio una carriera giocatore, io non so neanche di che cosa si tratta, quindi ragazzi seguirò i consigli che mi avete dato sulla pagina Facebook. Proprio per questo vi consiglio di seguirmi sulla pagina Facebook, link in descrizione, e anche su Instagram, perché molte volte faccio dei sondaggi che vanno al di fuori proprio dei video di YouTube, e quindi magari se non siete aggiornati su quello che vi chiedo, poi dopo magari non vi lamentate se non restate aggiornati. Ovviamente se non avete Facebook, quello è un conto, però se avete Facebook vi consiglio vivamente di seguirmi sulla pagina Facebook, link in descrizione. Iniziamo carriera giocatore, quindi facciamo il potenziamento degli attributi e poi c'è la scelta della squadra, ragazzi. Allora, dato che essendo questa la mia prima carriera giocatore, ho intenzione di creare un mio giocatore, quindi di non iniziare con uno sportivo già esistente. Ho intenzione di fare un giocatore molto giovane che parta già da un campionato di Serie A, la serie maggiore di quella nazione. Dato che sono molto giovane e che dovrei diventare un giocatore molto promettente, qual è un campionato dove fanno giocare ragazzi molto giovani che spesso diventano dei fenomeni? È l'Olanda, ragazzi. L'Olanda, una nazione che mi fa impazzire. Come sapete, dall'Ajax, dal PSV, vengono fuori davvero dei grandi talenti. Anche dal Feyenoord, devo dire. Quindi, essendo io giovane e quindi promettente, volevo partire da una squadra olandese. Spero, ragazzi, che supportiate tantissimo questo progetto. Essendo la mia prima carriera da giocatore, non sapevo bene come muovermi, mi sono informato un pochino, però secondo me questa è una scelta giusta e la squadra con cui voglio farlo è il Twente, signori, il Twente. Un tempo lo seguivo il Twente, adesso purtroppo l'ho perso di vista, e secondo me poteva essere può essere una buona idea. Dato che, come ho già detto, non punto tantissimo sulla carriera da giocatore, volevo fare un percorso al Twente per poi magari andare in una squadra migliore e poi magari in una big. Secondo me poteva essere un buon progetto. Ovviamente il prossimo anno, ragazzi, la inizierò molto prima e partirò da una squadra di Serie B, magari nel campionato spagnolo, eccetera. Quindi andiamo a scegliere il Twente, ragazzi. Per il momento lascerei leggenda, flessibile, wall stadium, scarica più recenti, competizioni europee non credo, disattiva il mercato estivo. Vabbè, qui andiamo avanti. Sotto nei commenti tantissimi consigli su come muoversi in questa carriera giocatore. Ok, mi sono fatto, ragazzi, più o meno ci assomiglia, dai, adesso non stiamo qui a guardare. Realizzatore, vediamo un attimo, fantasia anche non sarebbe male. Ragazzi, faccio comunque fantasia perché mi vedo più completo. La squadra FC Twente acquista un nuovo giocatore. Sono sicuro che Menzo abbia la stoffa per mettersi in luce nella squadra, ha detto René Hacke. Dipenderà molto dalla sua capacità di entrare in sintonia con i suoi compagni. Dovete servirmi anche dei bei palloni, fratelli, perché qua non si scherza con Menzo. Ho messo difficoltà leggenda perché io sono abituato a giocare a leggenda nella carriera d'allenatore. Non so se in realtà dipende, cambia molto, però vedremo. Eccoci qua, ragazzi. Allora, il mio calciatore virtuale, aspettative in campionato, vabbè, cioè, si aspettano tanto da me, andiamo a vedere gli obiettivi stagionali. Ottieni una valutazione media partita in campionato di 6.2 o superiori, mi aspetto che tu segni almeno 8 gol in questa stagione, fornisci almeno 5 assist e mantieni una percentuale di realizzazione di almeno 11%. Allora ragazzi, io parto da un overall di 68, come vedo lì in alto a sinistra, e sono un 97. Devo fare già 8 gol, non credo sarà facile sinceramente. Io credo di dover fare l'allenamento, quindi ci mettiamo l'allenamento. No, però gli allenamenti sono andati abbastanza bene. Oddio, no, non è vero, hanno fatto cagare. Ok, ci andiamo a giocare questa partita, quindi io non so neanche cosa aspettarmi, ragazzi, sinceramente. Siamo contro una squadra danese, l'Aarhus.
stadio tutto esaurito per questo incontro amichevole, incredibile. E niente ragazzi, non sono neanche i tasti. Ok, partono loro con la palla. Ecco, guardate, guardate quanto sofficco ragazzi, sono bellissimi. Attenzione a loro, una buona punizione, la mettono in mezzo. Vediamo se riusciamo a rubare il pallone, non l'abbiamo ancora sfiorata ragazzi. Oh, 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 mi arriva il pallone ragazzi. Finta di corpo, attenzione. Madonna, ma ci ha steccato, mi sono già infortunato. Ok, abbiamo fatto il nostro primo passaggio. Ci danno le profondità. In profondità il tiro, la parata del portiere. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Mezzo pallone abbiamo toccato, ormai segnavamo il nostro primo gol ragazzi, incredibile. Ecco, abbiamo il pallone. Beh, la palla filtrante per non so leggere il suo nome. Mettila in mezzo! Madonna mia, ormai tiravamo al volo un destro micidiale. Siamo al 42esimo, ragazzi. Attenzione, abbiamo il pallone noi. Il tiro a giro! Segato però, ragazzi. Qua segato bruttissimo proprio. Tiro a giro imbarazzante. Ora tiro io la punizia. Aspetta, schema, schema. Ziek! Non lo so se era Ziek, sinceramente. Credo di sì. Attenzione, se ne va, se ne va. Il tiro di destro, rimpallato. Siamo ancora lì, ma buttatela dentro. Ma buttatela dentro. Ma che tiro era quello? Sì, bello triangolo qua con Ziek. Sì, dammela, dammela. Porco giudigno. Porca miseria, era bella l'azione. Era bellissima. Era bellissima, era uscita fuori molto bene. Oddio, di tacco, dammela di nuovo. Mi date dei palloni bruttissimi, ragazzi, però. Mi date dei palloni bruttissimi. Cioè, io ve la metto sempre sui piedi. Ma, per esempio, raga, non c'è un modo per non fare la visuale dall'alto? Nel senso, io posso vedere il mio giocatore lateralmente come se controllassi la squadra intera? Perché, boh, sinceramente così mi trovo abbastanza male. E finisce qua, ragazzi. 0-0. Abbiamo avuto più occasioni noi. Ma devo ancora capire un po' i meccanismi. E probabilmente la difficoltà è anche un po' troppo alta, sinceramente. Non avendo mai giocato, faccio molta fatica. Ok ragazzi, proviamo ad andare a farci la prossima partita del torneo precampionato. Forse sono riuscito a cambiare le impostazioni della telecamera. Mi ha messo una formazione titolare, ma io sto decedendo. Ok, ho sistemato signori, ho sistemato. Sicuramente così, essendo abituato a giocare così, vado meglio. Secondo me è anche meglio per voi. Si lanciami, si lanciami, si lanciami, che c'ho la velocità a scatto di una bestia. Ok, no, troppo forte fisicamente il mio avversario. Però qui vinciamo il contrasto. La palla arriva a Menzo. L'assist, passami il pallone, il tiro al volo di Menzo, signori. Ok, scambiamo molto bene. Io il bomber qua. Attenzione, ce la portiamo avanti. Entriamo in area, qui, mano, la palla resta lì. Non riusciamo a prenderla, però attenzione. Attenzione, il cross in mezzo. Non so chi ha colpito, MRG. Però ha colpito molto bene il testa. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare qua. Ce la diamo alla grande. Attenzione, Menzo, Menzo. Il tiro di Menzo. Non è vero, ho colpito uno. Ho colpito uno, ragazzi. Avevo fatto una roba incredibile. Ho colpito un mio compagno. Buttala in mezzo. Buttala in mezzo. Ma va in culo, va, cagnaccio. Allora, mi hanno sostituito, ragazzi, perché sono morto. Simuliamo la partita. Ok, ragazzi, facciamo l'ultimo match di oggi. Ho cambiato la difficoltà. Ho messo campione perché voglio provare. Questa qui è la prima volta praticamente che gioco la carriera da giocatore. Boh, magari per il momento non sono ancora pronto a giocare a leggenda. Perché carriera allenatore ovviamente è un'altra cosa. E non avrebbe senso controllare tutta la squadra. Quindi proviamo a campione, vediamo se le cose cambiano. Lancia il tiro di Ziek! Non era Ziek? Non lo so. Ma siamo andati vicino al vantaggio e purtroppo non ho sfiorato neanche il pallone in questa azione. Bella palla di Menzo. Dovrebbe essere sempre Ziek. La mette in mezzo! Non ci credo! Non ci credo, non siamo riusciti a segnare. Cioè, cosa ho appena visto? Da fermo, quello era il cross? Attenzione ai nostri avversari, mettono una bella palla in mezzo, il nostro portiere non la para, palo loro, e poi con grande freddezza. Di qua, Cristo!
Sì, mettila! Mettimela! Non ci credo! Non ci credo, non ci credo. Ma perché si è girato di schiena se me la metteva di prima? Cioè, ragazzi, ma si può fare un passaggio indietro del genere? Stai attaccando, ti giri per passarla indietro. Adesso prendi un gol qui. Se prendi un gol, porca puttana. Faccio il far west. Neca! Da... gol. Cioè, qua, ragazzi, è... drastica la situazione. È drastica veramente. Abbiamo preso un gol imbarazzante. Io per il momento non posso far più di così. Questo mi viene pure addosso. Attenzione, c'ho il pallone. No, no, no. Era una roba bellissima. Ero davanti al portier. Coglione. Vieni. Non è vero, non è vero, non è vero, raga, non è vero. Cosa ho visto in questa sessione di mercato? Perfetto, mi hanno sostituito. È andata di merda, ragazzi. Sta andando malissimo, purtroppo. Abbiamo vinto. Sono uscito, abbiamo vinto. Non ci credo, ragazzi, non ci posso credere. Sono uscito e abbiamo vinto. E quindi abbiamo passato i gironi, non ci posso credere. Non ci posso credere, incredibile, incredibile. Allora, facciamo gli ultimi allenamenti. Abbiamo appena visto qualcosa di pazzesco, veramente. Ok, ragazzi, avanziamo, arriviamo alla semifinale. Io non so se l'allenatore mi farà giocare dopo che, quando sono stato sostituito. Perfetto, mi fa giocare. Proveremo, ragazzi, a sbloccarci, perché in tre partite non stiamo andando molto bene, in realtà. Non credo che mi calcoli comunque gli obiettivi anche in queste... amichevoli. Comunque, ragazzi, vi chiedo di lasciare sotto nei commenti tantissimi consigli, perché purtroppo mi trovo un po' in difficoltà, essendo la prima volta che faccio una carriera giocatore del genere. Portate pazienza, probabilmente devo prenderci ancora la mano. Lasciate un mi piace per sostenere questa serie, se vi piace, ovviamente. E sotto nei commenti tanti consigli e ditemi se vi può interessare questa serie. Noi ci vediamo al prossimo video, probabilmente con la carriera allenatore, con la carriera giocatore, qualunque essa sia. E un saluto da Menz. Ciao a tutti, ragazzi.